Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi a questa serata dedicata al pubblico teramano, anche se nessuno se n'è accorto, oggi è il primo di giugno. Chi ci segue in maniera più affettuosa sa che noi tutti gli anni, da 15 anni, quest'anno è il 15° anno, a giugno organizziamo una rassegna denominata Giugno in Coro. E nell'arco di questa rassegna il Coro Verdi presenta alla sua città, al suo pubblico, un concerto di canzoni popolari. Di solito chiudiamo il giugno in coro, l'ultimo sabato del mese di giugno. Quest'anno abbiamo invertito l'ordine, ci presentiamo a voi in questa sede, anche perché, come vedete, il clima ancora non ci consente di poter stare nella nostra sede, nel chiostro di San Giovanni, che tra l'altro è estremamente accogliente per questo tipo di manifestazioni. Però vi diamo appuntamento sia il prossimo sabato sia il successivo, ma soprattutto il 22 di giugno, perché nuovamente il Coro Verdi si presenterà a voi, questa volta però con un programma completamente diverso. Sarà un omaggio a Giuseppe Verdi, perché, come sapete, quest'anno ricorre il 200° della sua nascita, e tra l'altro il Coro Verdi festeggia anche il 65° anno della sua storia, della sua vita. E quindi già fin d'ora vi do appuntamento al sabato prossimo. Volevo adesso invitare il nostro presidente, che voleva rivolgervi un breve saluto, e qui lo vedo qui davanti a me. Prima di iniziare la presentazione dei brani, la logistica non è molto comoda, abbiamo dovuto purtroppo non farvi sedere in prima fila, ma come vedete io sarò brevissimo, forse anche inopportuna la mia presenza, ma sento il dovere di aggiungere i miei ringraziamenti all'indirizzo di saluto già fatto dal nostro presentatore, perché sfidando anche questa primavera invernale, passatemi l'ossimoro, siete qui al chiuso per partecipare a questa nostra iniziativa. Quest'anno il calendario artistico coincide con il calendario atmosferico. Mi faceva notare che puntuale arriva il 1° giugno, puntuale quest'anno il sabato, puntuale la Corale Verdi, che si presenta a voi con due novità questa sera, che io non voglio assolutamente anticipare, ve le dirà strada facendo, così rimane più vivo l'interesse, il nostro presentatore, e si presenta a voi anche con qualche novità, perché quest'anno siamo qui perché è una serata di folklore dedicata proprio ai teramani. A noi ci capita di partecipare a tante manifestazioni fuori di Teramo, ma anche a Teramo, non ufficiali però, manifestazioni di vario genere, ricorrenze eccetera, però una serata di folklore dedicata ai teramani sono anni che la Corale Verdi non la fa più, e questa è l'occasione questa sera per presentarci a voi. Poi chiuderemo il giugno in coro, con un'altra novità che vi ha già accennato il nostro presentatore, ci ha impegnato molto questa ricorrenza dei 200 anni di Verdi, però ci sembrava doveroso, noi che ci onoriamo di portare il nome di questo prestigioso compositore italiano, ci sembrava doveroso dedicare a lui proprio una giornata. Saranno brani scelti, no, vi invitiamo a partecipare nel nostro chiostro, il chiostro di San Giovanni, che è per esso assai caratteristico. Vicino a me c'è il presidente della Riccitelli, al quale io devo rivolgere un sentito grazie per la collaborazione che ci ha offerto, sempre per la verità, con consigli, con tutto quello che può esserci tra di noi, ma in modo particolare questa sera, per questa serata, anche lui condivide questo fatto che il pubblico teramano da tempo non ascolta più qualcosa di folklore. E gli vorrei fare i complimenti per una cosa che è quasi mia personale come amministratore, di essere arrivato a portare quello che nacque
a suo tempo negli anni 85-90, cioè di portare a Teramo sotto l'egida della Riccitelli anche la stagione teatrale. È un qualcosa che gli fa onore e della quale gli dobbiamo essere veramente grati. Grazie. Io gli lascio la parola. Vi lascio la parola per un breve saluto. Grazie Presidente, ringrazio tutti, siete bellissimi, meravigliosi. Dico che sto provando un'emozione molto forte perché io sono cresciuto, per così dire, musicalmente con il coro Giuseppe Verdi. Non tutti sanno, anzi molti probabilmente tutti non lo sanno, che per circa 20 anni, forse qualcosa anche più, mio nonno è stato presidente del Coro Verdi di Teramo, quindi quando ero piccolino, 2-3 anni, mi portava nella sede storica della Colare, dove in Piazza Verdi appunto, e io seguivo le prove, incontravo il maestro Vetuschi, sentivo così come preparava il coro, e è nata lì proprio la mia passione per la musica, e da allora ho cominciato a 5 anni a studiare appunto prima pianoforte e poi via via altro sempre in campo musicale. Sono io come presidente della Riccitelli, come Riccitelli, a ringraziare il Coro Verdi perché insomma abbiamo per così dire dato una piccola mano alla realizzazione di questa rassegna, questa prestigiosa rassegna che vedo è giunta al 15° anno, una rassegna unica nel suo genere e che ha avuto e sta avendo tanto successo nel corso degli anni. Quindi, nonostante stiamo vivendo un momento molto difficile a livello proprio nazionale e internazionale, sono molto contento che riusciamo ancora oggi a Teramo a portare avanti iniziative, sì, sicuramente grazie anche alla Riccitelli, ma grazie anche alla corale Giuseppe Verdi. Quindi un ringraziamento a tutti voi, al Presidente. Permettetemi un ringraziamento particolare al maestro Vetuschi. Come mi raccontava, come dicevamo prima, quando ci siamo sentiti diversi mesi fa con il Presidente di Dalmazio, ho forzato un po' la mano, cioè vorremmo risentire a Teramo un bel concerto di folklore del Coro Verdi anche con la mano del maestro Vetuschi. Quindi grazie per avermi accontentato in questo senso, oltre naturalmente a ringraziare la carissima amica, bravissima Antonella Mazzarulli, che dirigerà naturalmente anche gran parte del concerto. Grazie a tutti e buona serata. Allora, prima di iniziare la presentazione dei brani, che comunque conoscete ormai meglio di me, dirò soltanto poche parole sui brani, volevo presentarvi i nostri musicisti. Di solito noi siamo accompagnati dalla fisarmonica, questa sera siamo rinforzati, come potete vedere, anche dal contrabbasso e alla chitarra. Alla fisarmonica c'è il maestro Lucio Coccetti, che ormai ci accompagna da qualche tempo. Al contrabbasso abbiamo Emiliano Macrini. E alla chitarra Roberto di Stanislao. Adesso un applauso al nostro maestro, il direttore del nostro coro, maestro Antonella Mazzarulli. Allora iniziamo con i primi tre brani. Il primo brano è un brano che noi cantiamo sempre in apertura dei nostri concerti, è un po' la nostra sigla, lo conoscete tutti, Arvì, ripeto, è un po' scaramantico, lo cantiamo un po' per questo motivo, un po' perché è molto caro al nostro maestro Vetuschi. Sulle parole di Antonio Misantoni e musica del maestro Ennio Vetuschi, Arvì.
A seguire un brano di De Carolis con l'armonia di Agnello Polsi. Polsi è un musicista teramano di Mutignano dell'inizio del secolo e che ha musicato molte, molte canzoni dialettali. Marrocco e Frusch, sapete tutti, ai tempi in cui non c'erano i meccanismi moderni, la smarroccatura, cioè la separazione della Gran Turco dalle foglie, si faceva a mano. Era un momento di aggregazione, un momento di felice, di gioia di tutti quelli che lavoravano sull'aia, ma era anche un momento per poter avere l'occasione di baciare la propria madre. Il terzo brano, La Barcatta d'Oro, Giacomo Franchi, Nicola De Fabricis, ancora una volta un'elaborazione del nostro maestro Ennio Vetuschi. La dedichiamo a tutti i nonni perché la possano cantare ai loro nipotini. È una favola con un'aria di barcarola, ma come tutte le favole però contiene una morale molto bella. L'amore è come il pane che serve per campare.
Quattro anni fa una città e la sua popolazione sono stati svegliati nel cuore della notte dalla violenza della natura. Sto ovviamente parlando dei nostri amici dell'Aquila, e sono stati catapultati in un altro mondo, un modo di vivere completamente diverso. Hanno perso in molti casi gli affetti, la propria abitazione, soprattutto le relazioni sociali. E questo modo di vivere, costringendoli, forzandoli in un modo di vivere che non era più quello naturale, ha portato una signora dell'Aquila, una donna dell'Aquila, a esternare il suo dolore per questo modo stretto di vivere, e ha scritto una poesia. Io questa sera ve la leggo. La poesia è stata scritta in dialetto aquilano, io ve la leggo in italiano, però mi scuso perché sicuramente non riuscirò a trasmettervi l'emozione e il dolore che la signora ha voluto esprimere in questa poesia. Che cos'è questo eterno disagio? Perché ad ogni passo urto contro un muro? Il tempo è diventato più lento, il cielo si è fatto più scuro. Un tempo ho creduto di potermi far largo nel mondo, ma il mio mondo è diventato troppo stretto che quasi mi sento soffocare. Mi pare sia come una fame, mi pare sia come una sete, ma non c'è pane che mi possa saziare. Che pena le pene segrete. Un tempo ho creduto di potermi far largo nel mondo, ma il mio mondo è diventato troppo stretto che quasi mi sento soffocare. Faccio rivivere la mia vecchia abitudine di sognare, or che la speranza è finita. Così non mi par che sia poco quel poco che mi offre la vita. E anche se mi sembra di non riuscire a librarmi, mi costruisco un mondo meno angusto, nel quale forse riuscirò a respirare. Questa splendida poesia, ripeto, in dialetto aquilano, è diventata una canzone, grazie alla musica del maestro Camillo Berardi, e poi è finita sulla scrivania del nostro maestro, sul pianoforte anzi, del nostro maestro Ennio Vetuschi, che l'ha rielaborata per il coro. Noi questa sera ve la presentiamo in anteprima, e questa era una delle novità a cui accennava poc'anzi il nostro Presidente, e la vogliamo dedicare all'autrice Maria Luisa Frasca. La signora Maria Luisa purtroppo è scomparsa pochi giorni or sono. Sicuramente sarebbe stata estremamente felice di poter ascoltare o comunque di sapere che questa sua poesia è diventata una canzone ed è stata eseguita. E quindi noi gliela dedichiamo nella certezza che dove si trova in questo momento sicuramente il mondo è meno angusto e lei ha potuto ricominciare a respirare. Quindi vorrei invitare adesso il nostro maestro Vetuschi, e quindi un ritorno alla direzione. Questo canto aquilano esprime la struggente malinconia di chi, sentendosi dotato di una grande apertura di ali, non ha trovato spazio nel piccolo mondo soffocante in cui la sorte lo ha costretto a vivere. Non gli resta che evadere nel sogno. Il brano si intitola Ma che estu scontento, mi scuso con gli aquilani, e insieme a core alla direzione del maestro Ennio Vetuschi canteranno come solisti Giovanna De Marcellis e Luciana Di Giacinto. Thank you.
Amen.
di questi calorosi applausi vanno anche, oltre agli esecutori, anche all'autore di questa canzone che è qui in anonimo, in mezzo a voi. Mi ha fregato, per favore non mi fare parlare. No, dico soltanto se vi è piaciuta o no la sua canzone. Grazie maestro, e direi che una parte degli applausi vanno anche alla signora Maria Luisa, ovviamente, per le parole. Bene, allora riprendiamo il nostro excursus nelle canzoni popolari abruzzesi con le prossime due canzoni. Luce una cappella di Giulio Sigismondi e Giuseppe Gargarella. Questa canzone è stata presentata per la prima volta nel 1922 al primo festival della canzone popolare abruzzese che si è tenuto a Lanciano. Bene, in quell'occasione questa canzone fu scartata. Come capita spesso nelle grandi manifestazioni, le canzoni scartate poi hanno successo. Pensate che insieme a questa canzone fu scartata anche il Vola Vola Vola. Luce una cappella, lo sapete, è il dialetto è la lucciola. Adesso pensavo al dialetto. È la storia di un uomo che rimane affascinato nel vedere queste lucciole che illuminano le pendici della Maiella e immagina di poterne fare una spilla da regalare alla propria amata. A seguire un brano di Italo Testa e sempre dell'autore delle musiche Agnello Polsi, che abbiamo ascoltato già con Marrocco e Frusce, Ci stava una volta. Stiamo attraversando un periodo difficile, tutti. Quando si attraversano periodi difficili, con la memoria si torna ad un passato probabilmente migliore. Ognuno di noi ha il suo passato, ha il suo momento migliore. Però spesso sfumano i ricordi, si ha la sensazione, si ha un profumo, si ha la certezza che c'era qualcosa di meglio, ma non si ricorda che cosa. È questo che vuole esprimere il poeta in questo caso, e lascia a ognuno di voi la scelta di un qualcosa che era meglio di oggi. Ci stava una volta. Venite a me stelluccia,
Nei prossimi due brani abbiamo una accoppiata eccezionale tra paroliere,
le parole, chi ha scritto le parole e chi ha scritto la musica. Il prossimo brano, le parole sono di Cesare De Titta. Cesare De Titta è nato tra l'altro qui a Sant'Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. È definito l'esempio più alto del dialetto abruzzese, della poesia dialettale abruzzese. La musica è di Antonio Di Orio, definito il principe della canzone abruzzese. Il brano che vi faremo ascoltare è Din Don. Din Don è la storia di una ragazza che al mattino ama dormire, Ornella, e nonostante le campane non si sveglia. E durante il giorno le campane scandiscono il tempo, il suo innamorato la brama, la pensa, ma lei proprio lo ignora completamente. E sera c'è il rintocco dell'Ave Maria. Tutti sono felici, ma c'è un uomo a cui si stringe il cuore. Il secondo brano, Luigi Illuminati, un poeta atriano, un poeta che ha avuto molto a cuore la sua regione, ha scritto molto per i nostri paesi, per i nostri luoghi, e le musiche ancora una volta di Antonio Di Orio. Il brano è Mare Nostro ed è un omaggio che Luigi Illuminati ha voluto fare al mare Adriatico abruzzese, quando questo mare era un mare che faceva sospirare e che faceva incantare. Ding dong, ding dong, ornella,
quali abbiamo presentato brani che sono stati tratti da poesie di importanti poeti dialettali abruzzesi. Il prossimo brano non ha un'origine, quantomeno non conosciamo l'autore delle parole, però è stato tramandato a noi come avviene nei casi delle canzoni popolari, si tramandava vocalmente. E il maestro Ennio Vetuschi l'ha mirabilmente rielaborata questa canzone mettendoci le musiche. È un canto drammatico di una donna oramai rimasta sola, che esprime la solitudine di tutti coloro che hanno perduto il compagno o la compagna della propria vita. Ovviamente avrete capito che sto parlando di Lamento di una vedova, e sarà eseguito dal coro insieme alla solista Giovanna De Marcellis.
ma è un momento intenso e drammatico, riprendiamo con una canzone un po' più spensierata. E guarda caso è scritta da Emilio Spensieri. Anche in questo caso è elaborata sempre dal nostro maestro Vetuschi e il suo imprinting è dappertutto. L'amore mio che vo, poche cose, però essenziali. Una casarella, pochi arredi, una culla e ovviamente un piccirillo. Ma soprattutto gli occhi belli e una bocca dolce da baciare. A seguire un brano di Giulio Sigismondi, lo stesso di Lucena Cappella. Musiche di De Cecco, elaborate, indovinate da chi? Maestro Vetuschi. Allora, nel 1447 regnava Alfonso I d'Aragona. Fu varata una legge che imponeva ai pastori abruzzesi che avevano più di 20 capi di bestiame di svernare entro i confini del regno nel Tavaliere delle Puglie. Nel giro di pochi mesi furono costruite o nacquero comunque oltre 3.000 chilometri di tratturi. A questa data si fa risalire l'inizio della transumanza. Molti poeti hanno parlato di questo fenomeno, non dimentichiamo ovviamente Gabriele D'Annunzio e i pastori. Noi invece ve la vogliamo raccontare attraverso una canzone che esprime il dramma del pastore che, pur vivendo nella sua assoluta solitudine, solo in compagnia del gregge, si trova a dover lasciare i monti che sono diventati la propria casa. È un segno, e questa è veramente una cosa molto bella, tutte le canzoni sono stupende perché sono delle poesie meravigliose, il segno che il momento di partire è quando la neve alla montagna gli ha messo il cappello. A seguire un altro brano, anche questo anonimo, ma conosciutissimo, parla dell'acqua come simbolo della vita. Il canto esprime la sete di quest'acqua, ma è una sete di amore mai appagato. Tutte le fontanelle, musiche di Ennio Vetuschi.
2010 scompare un grande poeta dialettale teramano, parlo ovviamente di Alfonso Sardella. Tra le tantissime poesie che lui aveva scritto ce n'è una in particolare che è stata messa in musica da Gianni D'Alessandro, il figlio poi di Nino Dale, per chi casomai non abbina ancora il nome. È un omaggio a un grazioso uccello, la rondine, che ci ricorda l'arrivo della primavera, ma soprattutto è un omaggio alla nostra città, perché ascolterete all'interno di questa poesia, di questa canzone, riconoscerete tanti luoghi della nostra terra. A seguire un'altra splendida poesia, veramente eccezionale, sempre di Luigi Illuminati. Vi ho detto che il poeta triano amava tanto il suo paese, la sua città, il suo Abruzzo. E grazie alle musiche intense di Antonio Di Orio, questa sera vi faremo ascoltare Paese Me, una struggente poesia d'amore verso i luoghi della propria origine.
Rondinelle e Paese Mestro. Il sangue
ancora un brano di un poeta teramano, Fra Furmic. È uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Luigi Brigiotti. E questa sera noi vi faremo ascoltare, sempre con le musiche di Diorio ma elaborate dal maestro Vetuschi, Nannè. Seguirà il ritmo incalzante del saltarello con la capa marita. Sapete tutti che una volta la scelta del marito era un fatto di famiglia. La madre proponeva, in questo caso la figlia non si accontenta e alla fine la scelta non si farà. Nannè e la capa marita. Sempre nell'ambito del nostro programma noi presentiamo una serie di canti popolari italiani che vanno dal nord al sud. Il canto popolare è un canto internazionale, noi non abbiamo bisogno quando andiamo fuori di spiegare le nostre canzoni, perché le nostre canzoni sono fatte di rumori, di suoni, di profumi, di odori.
Quindi adesso vi presenteremo, senza soluzione di continuità, una serie di brani, ma sono tutti motivi molto celebri, per cui non hanno bisogno di una presentazione. Oh,
tutto l'anno, l'amore cave la stretta e l'utorno, sciori, sciori, sciori di tutto l'anno, l'amore cave la stretta e l'utorno, la 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 la. Grazie. Non ci resta che concludere con il Vola Vola Vola, quello che era stato scattato nel 1922 insieme a Lucina Cappello. È il nostro inno regionale e io invito il maestro Vetusti a dirigerlo. Con un po' di fatica. Ecco. Molto molto bravo.
anche Anna, che è stata una colonna della giornata di Giuseppe. Ma è una cosa simpatica proprio, cioè che quando canta il coro, canta anche il pubblico, magari zitto zitto, magari svegliando. Io dico, già che voi canticchiate le canzoni, ma vogliamo cantare la canzone tutti insieme? Allora facciamo con la vola tutti insieme. Io ti alzo. Soltanto l'avvertimento che la seconda strofa, vola l'ugale l'assimo, c'è una sillaba in più, scompare la E, ma non si dice E, vola l'ugale l'assimo, senza la E. Vabbè, allora lo attacchiamo a tutti insieme però, via! Via! Giunti al momento dei saluti. Noi ci auguriamo di avervi fatto trascorrere un paio d'ore in serenità senza pensare a quello che succede fuori da questo edificio. E vi aspettiamo numerosi per le altre serate di Giugno in Coro 2013, che quest'anno presenterà delle novità. Maestro, a gentile richiesta, come si suole dire. Allora, noi cediamo alla violenza da parte di tutto il coro, da parte dei musicisti, del nostro maestro Antonella Mazzarulli. Noi vi auguriamo
una felice notte, una felice domenica e vi aspettiamo, ripeto, sabato prossimo. E ricordatevi, se sentite dei pizzichi che non fanno male, preoccupatevi, perché sono pizzichi d'amore e non fanno male. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica.